Buongiorno ragazzi, mi chiamo Nicolino Baldo, sono un insegnante dell'indirizzo musicale del comprensivo di Casteggio, sono anche referente per la Google Suite Educational che comprende una serie di applicazioni gratuite per l'educazione ma non solo. In un periodo dove il mondo e la tecnologia vanno a braccetto, questi strumenti vi serviranno sempre più anche nella vita privata e in futuro anche in quella lavorativa. Quindi, sono state attivate le vostre email istituzionali, cioè il vostro nome e cognome, @icicasteggio.edu.it. Ed è per questo che ho realizzato questo tutorial per spiegarvi come attivare la vostra email e come utilizzare i principali applicativi. Buona visione! Per attivare la nuova mail da uno smartphone Android, andate su Impostazioni, andate a cercare qui dove dice account e backup, quindi cliccate su account e backup, account, e poi sul più dove dice aggiungi account. Naturalmente dovete aggiungere un account Google, quindi schiacciate su Google e dobbiamo andare ad attivare in questo caso la mail marioverdi@icicasteggio.edu.it. Clicco su avanti, mi chiede di inserire questo captcha e poi mi chiede di inserire la mia password, che è sempre la stessa, icicasteggio2020. Clicco su avanti. Mi chiede sempre di accettare le condizioni di Google, che accetterò, e a questo punto mi chiede di cambiare la password. Anche qui la stessa regola, 8 caratteri, non è necessario che siano maiuscole, lettere o numeri, quello che volete. In questo caso metto una password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la confermo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naturalmente voi potete mettere il tipo di password che volete. Vi ricordo, l'unica regola è che deve essere almeno di 8 caratteri. Clicchiamo su avanti. Clicco su accetto. Ho attivato la mia nuova email. Devo accettare anche questo, servizi Google. Ok, a questo punto ho attivato la mia marioverdi@icicasteggio.edu.it. Esco da questa schermata, vado nel Play Store e cerco le applicazioni che mi servono. Vi faccio vedere quali applicazioni ci sono. Google è già installato, Google Traduttore è utile. Qui avete anche Google Meet, come vedete, ecco il primo in alto, Google Meet, che serve per fare le videoconferenze che probabilmente già utilizzate. Google Classroom è la classe virtuale che poi vi andrò a spiegare. Poi abbiamo Google Keep, che è un'applicazione utile, troverete una spiegazione su qualche mio tutorial che trovate qui nel mio canale. Contatti, per sincronizzare se volete i vostri contatti anche su questo account. Calendar, stessa cosa. Le presentazioni, che è uno strumento utilissimo per creare delle diapositive. I fogli di calcolo, fogli Excel. Documenti, che è un documento di testo. E poi naturalmente abbiamo Google Photo, che magari già conoscete, e chiaramente anche la Gmail per la gestione della vostra mail, della vostra nuova mail. Google Drive, che poi spiego appena più avanti nel mio tutorial. Jamboard, che è questo, una lavagna multimediale, e così via dicendo. Nel caso in cui voi utilizzate un dispositivo Apple, in questo caso un iPhone, ma può essere anche un iPad, andate su Impostazioni, scorrete fino a Password e Account, fate clic su Aggiungi Account, in questo caso Google, continua e mettete la nuova mail, il vostro sempre nome, cognome, @icicasteggio.edu.it. Clicchiamo su avanti,
in questi giorni Google sta chiedendo questo CAPTCHA, che è una protezione. Clicco su avanti e inserisco la mia password, che è icicasteggio 2020. Vi ricordo, sempre minuscolo, è il primo accesso. Clicco su avanti, devo accettare sempre le condizioni di Google e creo la mia password, che vi ricordo vi suggerisce di utilizzare una password sicura. Io dico che voglio sceglierla. Scelgo la mia password, che deve essere per forza di 8 caratteri, che possono essere come volete. Nel mio caso ho inserito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e dovete ripeterla e clicco su avanti. A questo punto il mio account è pronto, devo decidere che cosa voglio sincronizzare sul mio dispositivo Apple, le mail, i contatti, i calendari. Dovete decidere che cosa volete fare e clicchiamo su salva. In questo caso io non lo voglio salvare perché non voglio andare a installare un altro account, però voi dovete fare salva. Quando siete dentro, che avete il vostro dispositivo, andate sull'Apple Store, dove potete cercare i vari applicativi. Io semplicemente metto Google, io già ce l'ho, mi dice di aprirlo. Come browser o Chrome già ce l'ho, mi dice di aprirlo. Google Drive è importante. Se non utilizzate un computer e volete utilizzare solo il telefono, è molto importante, poi vi spiego subito dopo l'utilizzo di Drive. Google Foto, Google Traduttore, che è un ottimo traduttore, YouTube, che tutti conoscete già, naturalmente la mail, se non volete utilizzare la mail del dispositivo, questo è anche un altro modo per navigare nelle mail. Docs è un applicativo per scrivere testi. Calendario. Classroom, qualche insegnante potrebbe proporvi l'utilizzo di questo applicativo di Google Classroom. Fogli Google, non sono nient'altro che i fogli in Excel di Google. E le presentazioni, ad esempio, se volete creare la vostra tesina o qualsiasi presentazione con le diapositive. Photoscan è un'ottima applicazione che permette di fare delle foto ai documenti, di scansionare anche foto, proprio vogliamo scansionare delle foto e vogliamo salvarle nel nostro Google Foto. È molto semplice da utilizzare e ve lo consiglio perché è molto valido. Meet, questo è per fare le video lezioni. Keep, ho lasciato un tutorial che lo trovate nel mio canale, molto bello anche per prendere degli appunti anche vocali. E Jamboard, che è una lavagna multimediale che vi spiegherò in seguito. Come attivare la mail dal proprio computer? È meglio se utilizziamo un browser Chrome, ma va bene anche qualsiasi altro browser. Naturalmente devo andare su google.it e accedi. Qui metterò la mail, che sarà il mio nome e cognome, Mario Bianchi, @icicasteggio.edu.it. Nel caso qualcuno di voi abbia due cognomi, mettiamo Mario Giovanni Bianchi, @icicasteggio.edu.it. Clicchiamo su avanti e qualche giorno che Google mi chiede questo CAPTCHA di sicurezza, può darsi che qualcuno di voi lo chieda, come può darsi che invece non lo chieda. Se non lo chiede non lo mettete, se ve lo chiede dovete riportare questi caratteri che vi chiede. La password che ho inserito uguale per tutti è icicasteggio 2020, scritta in minuscolo così come la vedete. Clicco su avanti. A questo punto Google mi chiede di accettare le condizioni, devo accettarle. Mi chiede di cambiare la password di Mario Bianchi, icicasteggio.edu.it. Potete mettere la password che volete, e la password può essere numerica oppure lettere, oppure tutti e due. Le uniche condizioni che dovete rispettare è di mettere 8 caratteri. La stessa password che ho deciso la rimetto qui e clicco su cambia password.
Ok, siamo dentro e clicchiamo, ad esempio, uno degli strumenti che trovate qui è la Google Mail. Bene, siamo dentro al nostro nuovo account, clicchiamo su avanti, ci chiede di come vogliamo visualizzazione, predefinita, normale o compatta, diciamo che predefinita va bene, e siamo dentro la nostra nuova email. Vedete che qui abbiamo Mario Bianchi, icasteggio.edu.it, e qui abbiamo il logo dell'istituto icasteggio. Se qualcuno di voi ha già un altro account, in precedenza di account Gmail, deve disconnettersi e aggiungere un altro account. Quindi esco come, non lo so, magari è mariobianchi@gmail.com, devo fare esci e poi aggiungere un nuovo account. I vari account possono convivere insieme. Ora abbiamo visto come attivare la vostra mail istituzionale sia da computer, sia da smartphone Android, sia da smartphone Apple. Vi voglio spiegare i vari applicativi. Naturalmente questa della Gmail è quella che già sicuramente conoscete, serve per mandare email. Quindi se voglio scrivere una mail, scrivo, oppure leggo le email ricevute. Gli applicativi che sono utili per la didattica a distanza, se qualche vostro insegnante attiverà la Classroom, che è una classe virtuale, dovete andare su questa icona e cliccare su Classroom. Continua. Sono uno studente. Se dovete iscrivervi al corso che il vostro insegnante vi ha dato, avrete ricevuto un codice e vi iscriverete al codice dell'insegnante. Per quanto riguarda l'utilizzo di Classroom, i vostri insegnanti che attiveranno la classe virtuale vi daranno tutte le indicazioni per l'utilizzo. Altri applicativi molto utili: Drive. Questo è un applicativo che vi servirà per tutta la vita. Ecco, intanto vi ricordo che avendo un account Gmail avete un limite di 15 giga di materiale che voi potete mettere, file e quant'altro. Con l'account istituzionale non avete limiti. L'unico limite è che quando avrete finito la scuola con il Icasteggio andrete in un'altra scuola e questo account verrà disabilitato, però probabilmente nella prossima scuola dove andrete avrete un altro account della Google Suite. Bene. Adesso siamo dentro al mio Drive. Il mio Drive è il punto centrale di tutta la nuova mail che avete attivato. Da qui potete gestire tutti i vostri file, potete gestire un sacco di cose. Per la didattica a distanza, se volete un consiglio per fare i compiti, per svolgere i compiti senza farli sul quaderno e senza usare matita e penna e quaderni e poi fotografare, uno strumento molto utile è questo, proprio il mio Drive. All'interno del mio Drive io posso fare tante cose. Se volete fare le cose in maniera ben organizzata e per ritrovare tutto, fate clic su più e cominciate a creare delle cartelle. Ad esempio, cartella italiano. Una nuova cartella matematica. Potete andare avanti a creare tutte le cartelle che volete. E ad esempio una cartella per i ragazzi che stanno preparando l'esame di terza media, tesina, esame di Stato. Ogni cartella potete metterla, intanto potete modificare il modo di visualizzare le cartelle, quindi in elenco oppure una di fronte all'altra. Ok, diciamo che questo mi piace di più, e potete dare anche un colore. Qui avete una serie di strumenti. Cambia colore, possiamo dare un colore verde, matematica gli possiamo dare un colore giallo e la tesina per l'esame di Stato, ad esempio, gli diamo un colore rosso. Le stesse cose le avete sempre cliccando, selezionando la cartella, pulsante destro del mouse e avete lo stesso menu. Ad esempio, la tesina esame di Stato potrebbe essere una presentazione di diapositive. Entro dentro la mia tesina esame di Stato e voglio creare all'interno una presentazione. Quindi
avete visto, ho fatto clic su più nuovo, quindi sono dentro il mio Drive, ma dentro la cartella tesina esame di stato. A questo punto faccio più e creo una presentazione Google. Come vi ho già anticipato, vi do soltanto dei piccoli assaggini. Ho creato già dei tutorial specifici per ogni argomento e vi invito ad andare a vedere ogni argomento che vi interessa per ampliare. Se io voglio creare una presentazione, non devo fare altro che andare a scegliere un tema e poi mettere i vari contenuti dentro questa presentazione. Questa è la prima slide, la prima diapositiva. Posso creare una nuova diapositiva e andare avanti a creare tutte le diapositive che voglio. Dove la troverò questa diapositiva? La trovo dentro qui. Sono dentro il mio Drive, tesina di esame di stato, io ho la mia presentazione che posso dare un titolo e chiamare tesina per esame. Bene, torniamo dietro al mio Drive e rivedo le mie 1, 2, 3 mie cartelle che avevo creato. Dentro la tesina ho la mia tesina, dentro italiano ad esempio posso creare un tema che la prof di italiano mi ha chiesto, quindi sono dentro la mia cartella, creo un documento Google che non è nient'altro che un foglio di Word dove posso scrivere il mio tema, il mio riassunto che la mia insegnante di italiano mi ha chiesto. Non devo salvarlo perché in automatico si salva. Chiudo questa finestra e dentro il mio Drive italiano ho il documento senza titolo che vado a rinominare chiamandolo riassunto di storia pagina 25 o il nome che volete dare. Torno dietro al mio Drive, nella cartella di matematica, anche qui posso creare tutto quello che voglio, ad esempio un documento Google o un foglio Excel, un foglio di calcolo, non so se lo utilizzate. La presentazione l'abbiamo già vista e poi mi dice altro, un disegno, se serve fare un disegno andate e create un disegno, oppure avete una lavagna multimediale, questo è Google Jamboard, e potete creare un disegno con gli strumenti che Google gratuitamente vi fornisce. Ecco, vi ricordo che per fare questo naturalmente dobbiamo sempre essere online, sempre collegati a una connessione internet. Posso scegliere se utilizzare una penna, un pennarello, un evidenziatore o un pennello. In questo caso voglio utilizzare un pennello del colore giallo e posso fare un disegno, naturalmente con tutti i limiti che ci sono utilizzando un mouse oppure un trackpad di un computer portatile. Naturalmente anche questo me lo trovo dentro Jamboard, è un disegno, me lo trovo dentro matematica. Anche questo posso rinominare e chiamare lavagna per matematica, potete dare quello che volete. Se vogliamo vedere anche il disegno, vale la stessa cosa, qui posso fare un disegno. Ho una serie di strumenti, ad esempio seleziono una linea, questi quadratini mi aiutano ad andare anche dritto, oppure una freccia, oppure ho un connettore a gomito, curva, naturalmente poi più ci lavoro più prendo la mano. Ho la possibilità di fare delle forme, mi serve un quadrato, posso disegnare un quadrato e così via. E naturalmente tutto questo è da sperimentare e potete fare tutto quello che volete. Tutte le modifiche vi ricordo che sono state salvate in Drive, quindi se torno indietro ho questo disegno che posso rinominare disegno senza titolo, in questo caso lo lasciamo così. Ritornando sempre al nostro Drive, che potete mettervi sulla vostra barra dei preferiti, ricordatevi che dovete essere loggati col vostro account istituzionale. Quindi tornando su questi pallini avete la vostra mail, il vostro Drive che è il punto un po' di partenza, la vostra classe virtuale se i vostri insegnanti l'hanno attivata, il vostro documento per creare un foglio in Word oppure un foglio di calcolo, un foglio di Excel, la presentazione per creare delle diapositive, delle presentazioni vere e proprie, professionali,
il calendario, perché se avete bisogno di sincronizzare tutti i vostri appuntamenti, le vostre lezioni, potete farlo direttamente da qua. Google Meet, che è quello che stiamo utilizzando sia noi insegnanti che voi per fare le video lezioni. E questo è uno strumento bellissimo che vi suggerisco di iniziare a utilizzare per creare dei siti web professionali. Trovate anche questo, la spiegazione, sul mio sito. Poi alla fine di questo tutorial vi do il link. Se volete accedere potete andare a vedere tutti i tutorial dove ho spiegato bene tutte le applicazioni della Google Suite. Contatti, dove potete sincronizzare tutti i vostri contatti e ritrovarveli, il traduttore, Jamboard, che è la lavagna multimediale che abbiamo appena visto. Un'altra cosa molto importante, tornando sul mio Drive, io adesso ho creato queste tre cartelle, però le voglio condividere con i miei insegnanti, perché se no così è chiaro che le vedo solo io. Uno strumento molto importante è quello della condivisione, quindi seleziono la tesina che ho fatto per gli esami, che naturalmente voglio condividere con tutti i miei insegnanti, non con un solo insegnante. Quindi posso farlo sia da qui, cliccando col pulsante destro e fare condividi, oppure ottieni link condivisibili, adesso vi spiego bene qual è la differenza, oppure da qua. Quindi seleziono e condividi con altri utenti. Posso fare due cose: ottenere un link condivisibile, quindi copio il link, chi ha questo link può modificare, visualizzare e modificare, però questo lo devo decidere qui, clicco qua, chiunque inizi casteggio con il link può modificare, oppure chiunque inizi casteggio con il link può visualizzare. Vi faccio un esempio molto pratico: voglio dare questo link al mio compagno perché voglio fare vedere a lui quello che ho fatto. Allora, gli darò il link, ma lui, il mio compagno, non potrà modificare, ma può solo visualizzare. Non mi interessa che lui modifichi, perché è soltanto, voglio solo fargli vedere quello che ho fatto. Mentre per il mio insegnante, che deve avere la possibilità di modificare e correggere quello che ho fatto, dovrò mettere la spunta su può modificare. Naturalmente questo chiunque inizi casteggio, quindi se voglio condividere questo con il mio papà che non fa parte del IC casteggio, questo non è possibile. Avanzate e qui posso modificare molto altro. Mi si apre questa finestra, attivo pubblico sul web, addirittura se lo voglio pubblicare, voglio renderlo pubblico a tutti, devo mettere attivo pubblico sul web, oppure attivo per chiunque abbia il link. Io lo do anche a mio papà, anche se non fa parte del IC casteggio, può accedere, quindi non è richiesta l'autenticazione. Attivo come era prima, chiunque in IC casteggio può trovare e accedere, oppure attivo chiunque in IC casteggio con il link può accedere, oppure metto spento e do soltanto questo link invitando persone a persone specifiche tramite email. Quindi, per quanto riguarda i vostri insegnanti, quello che vi suggerisco è quello di attivare chiunque in IC casteggio con il link può modificare, copio il link e lo condivido con ogni mio insegnante, oppure se ne conosco le loro email le inserisco direttamente qua. Ok, quindi fine, e ho condiviso questa cartella con tutti i miei insegnanti. Lo capite perché trovate su questa icona questo omino, vuol dire che questa cartella è stata condivisa. Se invece voglio condividere soltanto la cartella col mio insegnante di italiano, bene, faccio la stessa cosa, ottieni il link condivisibile, chiunque inizi casteggio con il link può visualizzare, copio il link e lo condivido via mail o via WhatsApp, come volete, ai vostri insegnanti, oppure metto direttamente la mail dell'insegnante di italiano.edu.it e se voglio mettere una nota, aggiungere una nota, buongiorno prof, le ho mandato il lavoro svolto, invia e al mio prof arriverà l'email con l'autorizzazione a modificare il mio lavoro. Anche qui in questo caso troviamo questo omino per ricordarci che abbiamo fatto una condivisione. Questi sono i lavori recenti a cui io ho lavorato. Se vogliamo etichettare qualche lavoro come speciale lo possiamo fare, ce lo troviamo in questa sezione.
Tutto quello che andrò a cestinare lo trovo dentro il cestino e se voglio svuotare il cestino, svuoto il cestino. Quindi mi sembra di avervi detto tutto. Naturalmente, se volete approfondire tutto questo, dovete andare a cercare i miei video e visualizzare ogni singola sezione. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro. Questo tutorial è solo una piccola introduzione ai vari applicativi. Se volete approfondire i vari argomenti, potete vedere i miei video che trovate sul mio canale. Iscrivetevi. Se vi piacciono i miei video, mettete un like e se avete domande da fare, scrivete nei commenti. Buon lavoro a tutti voi!